Un saluto a tutti cari amici di YouTube. Adesso volevo parlare di 5 personaggi leggendari che sono realmente esistiti. Iniziamo subito a parlare del vero Zorro. Il vero Zorro nacque intorno al 1800, in quell'epoca, quando in Inghilterra c'era l'epoca vittoriana e negli Stati Uniti l'epoca del Far West e in Italia l'epoca risorgimentale. In Irlanda nacque il vero Zorro, il Zorro storico. Il Zorro storico si chiamava William Lambton, quindi non si chiamava Don Diego della Vegas né Don Diego Vegas come nei romanzi e nei cartoni animati dedicati a Zorro. Il Zorro storico è stato un alchimista, un massone, un esoterista, un viaggiatore, un donnaiolo, ma è stato anche uno che ha aiutato molta gente. È assolutamente vero che William Lambton aiutava i poveri e aiutava le classi più disagiate dalla società, dalla dittatura di quell'epoca e dalle autorità di quell'epoca. Il sergente Garcia non è mai esistito, però esisteva realmente una gendarmeria, un'autorità potente e molto meschina contro le classi più disagiate della società, che costringeva a pagare alti salari anche a quelli che erano talmente poveri che non riuscivano a sopravvivere. E quindi William Lambton, che poi dall'Irlanda si trasferì in Città del Messico, a Messico, cambiando il nome in Guglielmo Lombardo. Guglielmo Lombardo, ovvero William Lambton, era realmente una persona, era realmente lo Zorro che conosciamo noi. Ovvero lui corteggiava molte dame europee, ma è anche vero che ha aiutato, come nella leggenda, che aiutava molte persone, soprattutto quelli più in difficoltà. Ed è assolutamente vero che si mascherava con quella maschera nera attorno agli occhi, indossando un cappello nero e un abito nero e in sella un cavallo ed era armato di spada. A proposito, il cavallo di Zorro si chiamava Tornado. Nella fantasia fanno vedere che Don Diego della Vegas era un ricco ereditiero sbandato e falsamente tondo, facevano credere che lui era un tondolone, ma per imbrogliare le autorità dell'epoca. Poi si mascherava da Zorro ed era molto furbo e astuto e difendeva la povera gente dalle autorità. Nella realtà lo faceva uguale, lo faceva nella realtà. È stato sì un massone, è stato un alchimista, infatti quando lui con la spada faceva quei tre tagli da formare una Z, quella Z poteva significare Zorro, che in spagnolo significa volpe, ma voleva significare anche Zipa, che significa splendente. È stato un vero massone e un vero alchimista, è stato uno di quei personaggi leggendari che hanno realmente aiutato la povera gente, le classi più disagiate di quell'epoca.
Questa è la vera identità di Zorro, William Lambton Guglielm Lombardo, che poi si mascherava da Zorro per difendere i deboli. Un altro personaggio leggendario realmente esistito è Robin Hood, nato secondo molti storici seri nella contea di Yorkshire, anche se poi Robin Hood era poi realmente un arciere, era realmente un ladro gentiluomo. Lui difendeva le classi più disagiate, le categorie più umili, le categorie più disastrate della società dalla dittatura, che non era poi una vera e propria dittatura. Il principe Giovanni Senza Terra successe al trono del re Riccardo Cuor di Leone, perché lui, il re Riccardo Cuor di Leone, doveva partire in Israele per la guerra santa, per le crociate. E lasciò il regno a suo fratello, il principe Giovanni Senza Terra, che era un apatico, era uno che non si interessava a conquistare i territori, e quindi due erano i modi per arricchirsi: o quello di conquistare i territori facendo le guerre, oppure quello di tassare al massimo il proprio popolo. Il principe Giovanni Senza Terra aumentava di parecchio le tasse al popolo inglese, al suo popolo, dato che stavano nella povertà più estrema. E quindi dalla foresta di Sherwood, che esiste realmente, alla contea di Nottingham, che esiste realmente, Robin Hood rubava i ricchi per dare ai poveri, ed era vero questo. È resistito realmente il principe Giovanni Senza Terra? Robin Hood è esistito realmente, ed è esistito realmente anche Frattac, ed è esistito realmente anche lo sceriffo di Nottingham, che era una persona molto crudele, che si divertiva a tassare di parecchio il popolo, che era un usuraio, potremmo definirlo così, lo sceriffo di Nottingham. Si comportava da vero e proprio usuraio, fregandosene che il popolo era realmente povero. Quindi Robin Hood ha fatto l'eroe a un popolo che era troppo sommerso dalle tasse. Siamo al numero 3. Adesso passiamo al numero 3. Questo sia Zorro che Robin Hood, ho già parlato. 3. Pocahontas. Anche lei è stato un personaggio realmente. Ah, no, mi sono dimenticato di dire il fatto di Robin Hood. Nel film della Disney è stato rappresentato come una volpe antropomorfa. Infatti, in poche parole, la parola Goodfellow può significare o buon demone oppure volpe. Il vero cognome di Robin Hood era Robin Goodfellow, di cui Shakespeare poi da Goodfellow fece un folletto dispettoso. Adesso, nel film della Disney, nel lungometraggio della Disney, Robin Hood è rappresentato come una volpe, e poi si rifà alla coincidenza di un altro personaggio leggendario realmente esistito, che ho parlato prima, che era Zorro, che in spagnolo significa volpe, anche se poi quella Z di cui lui si firmava si poteva significare anche la Z di splendente, zita, zita, zipas, ovvero splendente. Adesso parliamo al personaggio numero 3, Pocahontas. Pocahontas era anche lei un personaggio realmente esistito, ma non era una principessa, era la figlia del capo tribù di un clan di nativi americani,
La parola Pocahontas significa piccola giocosa, ma significa anche piccola svergognata. Infatti, Pocahontas era una donna che amava agire di testa propria, amava seguire delle proprie regole e non le regole che dettava il villaggio. Infatti, ha pure aiutato i coloni inglesi, che poi erano nemici dei nativi americani, quindi anche della tribù di Pocahontas, ma lei li aiutò fregandosene del fatto che quel popolo, gli inglesi, erano i suoi nemici. Pocahontas aveva curato John Smith, un coltivatore di tabacco, ma poi sposò un altro uomo, ma sembra un inglese. Venne catturata dai coloni inglesi, portata in Inghilterra, cambiò nome in Rebecca Roll. Venne mostrata l'allora regina Anna d'Inghilterra, che lei trattò molto bene, e con il nuovo marito, un inglese, fece un figlio che lo chiamarono Thomas. Quindi Pocahontas, piccola ribelle, ha anche una discendenza. Il Conte Dracula. Anche il Conte Dracula è un personaggio realmente esistito, e non un personaggio mitologico, non è proprio quello di Bram Stoker, ma molto peggio. Nel romanzo di Bram Stoker lo vediamo come un vampiro, in realtà era un principe molto sanguinario, principe Vlad III di Valacchia, detto l'impalatore, perché lui faceva impalare gli ottomani, li appendeva a dei pali come degli spiedini umani e banchettava anche alla loro morte durante la loro agonia per difendere il popolo rumeno dagli ottomani, dagli invasori turchi. Ma è anche vero che il Dracula storico, che Dracula significa diavolo in rumeno, il vero Dracula era molto sanguinario, era anche un usuraio, era una persona che ha fatto molto del male agli invasori turchi, ma anche si dice che mise le classi più povere e disagiate in una stanza per poi bruciarli vivi. Questa è una delle tante cose che si dice sul Dracula storico, principe Vlad III di Valacchia, uno dei personaggi più sanguinari della storia. Un altro personaggio leggendario che è realmente esistito è Indiana Jones, che vissuto nel 1800, era un esploratore, un archeologo, un paleontologo e anche un militare inglese, che lui stesso viaggiò anche in Mongolia. È stato proprio lui, il vero Indiana Jones, l'Indiana Jones storico, a scoprire i resti di un velociraptor. E lui scoprì per la prima volta le uova di dinosauro in Mongolia, che all'epoca, che non conoscevano i dinosauri, era considerato quelle uova di drago. E a quell'epoca si pensavano fossero uova di drago, in realtà erano semplici uova dei dinosauri. Anche se poi molti storici dicono che i draghi sono realmente esistiti. Bene, amici, con la storia di alcuni dei personaggi leggendari realmente esistiti,
Sappiate che sono soltanto alcuni tra i personaggi leggendari realmente esistiti, perché ce ne sono molti altri di personaggi leggendari realmente esistiti. Prendete quello che ho detto a pari di teoria o favola moderna. Adesso io vi saluto, con questo è tutto. Un abbraccio immenso dal gran mitico.